Allora ragazzi, altro video per abbonati. Chiedo di nuovo scusa se per molto tempo non abbiamo dedicato video agli abbonati. Vi chiedo molto scusa, ma purtroppo, come dicevo in un altro video, abbiamo dedicato tanto, tanto tempo alle notti del mostro e quindi abbiamo un po' tralasciato i video per gli abbonati. Però conto di rifarmi e abbiamo deciso di farne tre adesso e questo è il terzo che vado a fare. Allora, ragazzi, lettere anonime ne sono arrivate tante in tutta questa vicenda, tantissime. Ci sono lettere che come per esempio quella di cui abbiamo parlato noi, quella del Galluzzo, che poi sono state, è stata veramente, addirittura è stata ritenuta, si riteneva insomma che era arrivata la lettera per il delitto di Signa, invece era quella lì, che parlava dei cinque delitti e non quattro. Abbiamo risolto questo dilemma noi dopo tanto tempo e questo insomma è un merito che abbiamo noi delle Notti del Mostro e che hanno anche i ragazzi che collaborano con me, insomma. C'è ancora veramente ancora qualche irriducibile che ancora continua a parlare, designa la lettera, designa. Ho sentito un video di Cannella che ancora continua a parlare della lettera anonima con la pagina del giornale che è arrivata, una grande cazzata. Adesso è dimostrato che è una grande cazzata, no? Abbiamo fatto vedere qual era. Abbiamo detto qual era la lettera che era arrivata in quel giugno del 1982. Addirittura Vieri Adriani è stato autorizzato ad andare a visionare tutti quanti gli atti del delitto del 1968 e chiaramente ha ritrovato la pagina di cui si parla, ma non c'era scritto assolutamente nulla, era semplicemente una pagina del giornale. Lettere che parlano di Signa non c'erano, e quindi oggi ancora parlare di questa vicenda, ancora di Signa, quando sappiamo tutti come è iniziata la pista sarda. Oggi si sa, l'abbiamo detto noi, e se ne accorgeranno tra qualche tempo quando poi salteranno fuori altri documenti. L'abbiamo detto noi e lo confermiamo. La pista sarda inizia con ritrovamento, oltre con tre fatti, ma quello più importante è il ritrovamento dell'auto infrascata di Francesco Vinci, perché si va su Francesco Vinci proprio per questa situazione qua. Quindi possiamo tranquillamente dire che la pista sarda inizia a Grosseto, cioè indirettamente inizia a Grosseto con la segnalazione che arriva da Grosseto a Firenze. Però noi oggi dobbiamo analizzare un'altra lettera anonima, molto meno importante, logicamente, di quella del Galluzzo. Una lettera anonima, una fra le tante, ma una lettera che ci dice, indicherebbe un mostro di Firenze, indicherebbe un mostro di Firenze con un complice, vediamo poi di chi si tratta. Ed inviata anonimamente. Ne sono arrivate tante, lo sappiamo tutti, delle lettere anonime, ma io questa l'ho voluta selezionare perché poi a noi ci dicono sempre che siamo i paccianisti, ma no, questi gli atti che parlano di altre situazioni non li tirano fuori, non tirano niente fuori. Ma come abbiamo tirato fuori la storia? Abbiamo tirato fuori le dichiarazioni della compagna di classe preferita, cioè la compagna di classe con cui aveva più rapporti, Pia Rontini, che ci dice chiaramente che Pia gli aveva detto che era pedinata, lei si sentiva pedinata, e aveva detto che questa persona, secondo lei, era una persona del Borgo San Lorenzo, e noi abbiamo tirato fuori questa situazione, l'abbiamo tirata fuori. Se
eravamo come tutti gli altri che pensano solo al loro orticello, noi queste cose non le tiravamo fuori, invece le abbiamo tirate fuori per onore di verità. E noi per onore di verità stasera tiriamo fuori anche una lettera anonima che logicamente gli diamo il giusto peso a questa lettera anonima, che però ci dà uno spaccato, insomma, di quello che succedeva in quel periodo, nel periodo delle uccisioni. Quindi andiamo a vedere fattivamente cosa succedeva in quel periodo, dove arrivavano lettere anonime in abbondanza. E ce l'andiamo a vedere subito. Allora, non so se riuscite a vedere bene, comunque io la leggerò, anche se poi è scritta in un italiano di stile quello dei Francis Trinibet. Diciamo che riusciamo a leggerlo lo stesso, insomma. Allora, lui, attenzione, lui e la sua amante, questa è una lettera anonima arrivata, lui e la sua amante, no, attenzione, aspetta, scusatemi, scusatemi, stavo a pagina, alla seconda pagina. Allora, avvocato Carlo, la informo che il Pacciani, non è il mostro di Firenze, che il Pacciani era un guardone, e non era e non è di quello che dicono il vero mostro. No, è quello che dicono, punto. Qua non c'è il punto, ce lo mettiamo noi. Il vero mostro lo era un medico che abita in via, logicamente abbiamo tolto la via, in via 8 e 10. C'ha un ambulatorio al 10, altri ambulatori, altri posti per sperimenti assieme a un'altra dottoressa che è la sua amante. Se la legge fa l'indagine, troverà le prove delle armi che ha usato. Oltre a quelle che usava, porta addosso una pistola sotto la giacca. Una volta la polizia l'ha fermato e le ha visto la pistola e ci ha detto cosa facesse per difesa personale e ci ha trovato due attrezzi sanitari. Cosa dovevano fare lui e la sua amante? Qua ce lo metto io il punto interrogativo. L'operazione alle vittime può fare testimonianza una ragazza, se vuole testimoniare, dire la verità, che è e chi sono il medico e la dottoressa. La ragazza ha detto, se io parlo e dico quello che ha fatto, quello che ha fatto lui, farò la fine degli altri, vabbè qua dice altri, che non si sappia niente, che una notte ero assieme in macchina, mi ha detto non ti muovere di qui e che io ora vengo, si è addossato una tuta plastificata, scura, con un paio di guanti. La ragazza si chiama Katia, abita in via, io logicamente ho tolto la via. Andiamo poi a girare, perché c'è anche una scritta qui laterale, andiamo a girarci. La pagina. Qui c'è tra l'altro anche un cognome, quindi l'abbiamo tolto. Cristina, abitante all'Impruneta. Katia di Cristina sanno la verità del vero mostro che fa il vero, non è una lettera anonima, è un'informazione. Quindi praticamente questo ci dice, il vero, non è una lettera anonima, è un'informazione.
Quindi, cari ragazzi, vedete, questa noi abbiamo portato adesso una lettera anonima che è arrivata dove c'è un dottore e la sua infermiera, diciamo, a detta di questo signore, anche presunta amante, che sarebbero poi i mostri di Firenze e che invece Pacciani era solamente, a detta di questo signore, era solamente un guardone. Quindi non ci rimproverate poi quando Alfiero, le notti del mostro, Paccianisti. No, 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 noi facciamo uscire tutto. Oggi abbiamo tirato fuori questa lettera anonima, poi in futuro ne tireremo fuori altre. Ecco, quindi noi siamo specchiati e nessuno ci può dire che siamo in malafede. Noi facciamo vedere tutto quanto e oggi abbiamo mostrato questa lettera agli abbonati e prossimamente la faremo vedere a tutti quanti. Quindi, vi saluto a tutti e ci vediamo al prossimo video per abbonati.